Buongiorno, buon lunedì 7 di gennaio, bentrovati a questo nuovo appuntamento, il primo della settimana con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Allora andiamo a vedere insieme le quattro edizioni del centro, poi andremo a vedere anche la prima del Messaggero alla città. Oggi, come ogni lunedì, non è in edicola. Iniziamo con il centro edizione di Pescara, recuperiamola, eccola qui l'edizione di Pescara. Il titolo di apertura, che poi ritroveremo anche nelle altre edizioni, Lotteria Italia premiata, Pescara venduti in città due biglietti da 50.000 euro, ma i 5 milioni vanno a Salerno. E poi l'Abruzzo al voto, il taglio alto, Legnini presenta la lista del presidente, siamo l'antipartito, dice nel suo comitato di Pescara. E poi centrodestra, la Lega, a noi Marsilio va bene, l'UDC cambi i nomi. L'Aquila, il Movimento 5 Stelle, Di Maio e Marcozzi a pranzo con gli anziani. Andiamo poi a centropagina, chiaramente ieri giorno dell'Epifania, consegnati i doni a centinaia di bambini, Pescara in festa con le sue befane di cielo e di mare. La befana della Camera di Commercio al porto turistico la mattina, quella dei Vigili del Fuoco in Piazza Salotto la sera. Per i bambini di Pescara è stato ieri un tripudio di dolci e doni, la mattina con la vecchina venuta in gommone dal mare, il pomeriggio con la befana volante scesa da Palazzo Arlecchino in mezzo alla folla. Andiamo a vedere nelle cronache, poi città mobilitata per i poveri senza tetto, funziona il piano freddo allestito dall'amministrazione comunale di Pescara insieme alle associazioni di volontariato, sono 8 gli irriducibili crociard che non vogliono andare al dormitorio. A Montesilvano poi spaccia droga, 19 anni fermato dai carabinieri, ancora a Chieti muore paziente, indagati 18 medici. Sempre nel taglio centrale, l'anno parte con lo smog alle stelle, a Pescara superati i limiti delle polveri due giorni su quattro, ma niente stop alle auto. Nel taglio basso, la Serie B con le trattative di mercato, Pescara Rossi al rush finale, la punta della Lazio in arrivo, oggi a Roma vertice decisivo per questo appuntamento di mercato, l'attaccante romano è stato scelto dal Pescara come rinforzo da consegnare a Pillon e oggi deve rinnovare il contratto con il club di Lotito per poi passare in prestito al Delfino. Per il basket di Serie B, l'Amatori KO a Bisceglie dopo 9 successi di fila. Abbiamo letto così la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro. Passiamo alle altre edizioni provinciali. Questa è la prima di Chieti Lanciano-Vasto. Il taglio alto, come vi ho detto, è il medesimo che abbiamo letto in precedenza e sul quale non torneremo, andiamo a centropagina, anche qui nella fotonotizia le tradizioni dell'Epifania a Chieti, arrivano i Re Magi e festa alla Chiesa della Trinità. E poi ancora a San Salvo, false residenze in 150 finiscono sotto accusa, proseguono le verifiche disposte dal Comune per scoprire le false residenze. Si tratta di persone che avevano dichiarato di risiedere in città prima del 2014, ma di fatto sono quasi degli estranei. Ci spostiamo ad Ortona, case popolari, riscatti bloccati dalla burocrazia. A Lanciano invece la cava diventa discarica, monta la protesta. Ancora ritroviamo quanto abbiamo già letto in precedenza, muore paziente, 18 medici indagati, a Chieti denuncia dei familiari di un 64enne che innesca un'inchiesta per omicidio colposo. Nel taglio basso, il calcio dilettanti Vastese e Chieti da applausi, successo anche per il Lanciano, capolista in promozione. Poi il basket di Serie B, Di Emidio e Gialloreto trascinano la Teate. L'edizione teramana adesso, andiamo direttamente nel centro pagina, anche qui tradizioni della Befana, tante manifestazioni a Teramo e provincia, Befana in volo, a piedi e dal mare per la gioia dei bambini. Poi ad Alba Adriatica andiamo ad approfondire lo spazio delle cronache, grida in chiesa, all'Akbar, panico tra i fedeli, un uomo forse dell'est si è avvicinato all'altare durante la messa e molti si sono spaventati, ma il parroco ha tranquillizzato tutti dicendo di conoscere l'uomo. E poi a Giulianova,
può partire la lottizzazione Cerulli Migliori. A Roseto invece tassa di soggiorno, via ai controlli su chi ha pagato. Poi le regionali, il PD punta sulle donne, 4 quote rosa su 7 candidati inseriti nella lista provinciale di Teramo. Il taglio basso adesso con il basket di A2, Roseto sfuma l'impresa in casa, la capolista Fortitudo Bologna vince al supplementare. In Serie D, Pineto pari, il notaresco ritrova la vittoria. Adesso l'edizione aquilana, anche qui il centropagina che questa volta però è dedicato alla politica. Di Maio e Marcozzi a pranzo con gli anziani dell'Aquila verso le regionali, donazione di 10.000 euro dei 5 Stelle. Nello spazio delle cronache, l'Aquila schiaffi in fiera, Biondi, la mia indole è questa. Il sindaco Pierluigi Biondi a mente fredda ripercorre e rilegge l'episodio del corpo a corpo con i manifestanti durante il blitz di Salvini alla fiera. Non solo non si pente, ma rilancia: sono fatto così. E poi l'Aquila ancora con la motosega salta il casello dell'autostrada. Ci spostiamo a Sulmona, sulmonesi a Roma, l'abbraccio dei fedeli Peligni a Papa Francesco. Andiamo adesso ad Avezzano, muore dopo 36 ore al pronto soccorso, vittima un barista di 63 anni, esposto dei familiari, aperta una inchiesta. Nel taglio basso, il calcio di Serie D con la trasferta proibitiva per i marsicani, l'Avezzano a Cesena si illude, biancoverdi in vantaggio, poi travolti dalla capolista. Per il ciclismo, il Giro Ciccone, voglio vincere la tappa dell'Aquila. Cambiamo testata, adesso andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del Messaggero, il quotidiano romano in apertura per la nostra regione, pone la politica, i big in campo contro Legnini. Dopo la 2 giorni di Salvini, ieri in Abruzzo Luigi Di Maio, il candidato del centro-sinistra, ha invece inaugurato a Pescara il comitato elettorale. All'Aquila invece polemiche per i disordini con Bionti, abbiamo visto anche in precedenza. Andiamo adesso a centropagina. A Montesilvano svastiche sui muri, pure il PD nel mirino, nuovo blitz coi simboli del nazismo, sabato era toccato alla CGIL, si sospetta una regia unica. Nella fotonotizia sipario sulle feste a Pescara, doppio appuntamento dal mare e dal cielo, show della Befana. E poi ad Avezzano l'inchiesta, morto in ospedale, era ricoverato per un mal di testa. Indaga la procura sul caso di Mino Porcelli, 63 anni, di Luco dei Marsi. Andiamo a vedere la spalla adesso, Anime Sante, la messa in TV dalla chiesa ritrovata all'Aquila e poi il taglio basso con la polemica a Chieti, il presepe vivente annullato per neve. Il taglio alto con i richiami dalle altre notizie nelle pagine interne, motori, il pescarese Caldarelli alla 24 ore di Daytona, per la Serie B sarà Bocchetti il futuro direttore sportivo del Delfino, per la Serie D invece Pineto e Francavilla pareggiano, impresa della Vastese, notaresco KO, questo è il riassunto della giornata nel campionato nazionale dilettanti. Lasciamo adesso le prime pagine regionali, apriamo lo spazio dedicato al nazionale con i titoli dei principali quotidiani italiani. In apertura il Corriere della Sera, migranti, la mossa di Conte. Sbarchi, il Viminale, porti chiusi, Di Maio decide il governo, maggioranza divisa anche sui referendum. Salvini, quanti ne accoglieremo? Zero, ma il Premier ribadisce 15 con le famiglie. Dunque, ancora una volta, scontri all'interno della maggioranza giallo-verde e soprattutto del governo. Il taglio alto, poi Marionio sia le trivelle, Costa si oppone, Di Maio accusa colpa del governo Renzi. Anche qui grandi polemiche su questa notizia, sul ritorno delle trivelle autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Di Maio appunto che scarica le responsabilità sul governo precedente. Andiamo su Repubblica adesso, il titolo di apertura, 5 Stelle, un altro dietrofront, via libera alle trivelle nello Ionio.
anche qui diciamo, l'accento in maniera polemica da Repubblica viene posto su questa notizia, la base del movimento in rivolta Di Maio furono autorizzate dal PD, non da me, le fermerò. L'analisi, modello tradito e l'articolo di Sebastiano Messina. Adesso andiamo a vedere l'altra problematica in primo piano in questi giorni, migranti, pressing su Malta, no di Salvini anche al Papa, appello di Papa Francesco ai leader europei per la questione che riguarda le due navi delle ONG, Sea Watch e Sea Eye, che hanno a bordo 49 persone salvate nel Mediterraneo, con Papa Francesco che aveva invitato i leader europei a trovare un accordo per consentire lo sbarco di queste persone, sbarco negato da Malta. Ma l'accordo al momento non c'è. Il commento a chi parla il Vaticano, Alberto Melloni firma questo articolo. Adesso andiamo avanti e andiamo sulla Stampa, anche qui in primo piano la questione migranti, Salvini sfida la Chiesa, secondo la Stampa, richiamo dal Papa, accoglieteli, il ministro, gli scali restano chiusi, si ribellano le autorità portuali. Oggi la Toscana ricorre alla consulta contro il decreto sicurezza, altre regioni sono pronte a seguirla. L'articolo di Ugo De Siervo, diritto e valori se le regioni si rivolgono alla Corte. Andiamo avanti con il Fatto del Lunedì, anche qui diciamo la notizia principale riguarda il tema dei migranti. Malta, ambasciatore convocato, Salvini apre due fronti col Movimento 5 Stelle, non solo migranti, il vice premier contro tutti con l'ottimo alibi della Valletta. Nel taglio alto, a Monza il Parco Verde e la Villa Reale profanati per soldi e poi Zaatari tra i profughi siriani, scusate, che in patria non vogliono tornare. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore del lunedì, che in primo piano mette questo focus sulla scuola. Corsa alle iscrizioni per 1,5 milioni di studenti. Da oggi aperte le procedure online per le domande di iscrizione, per le prime classi di elementari, medie e superiori le famiglie hanno tempo fino al 31 di gennaio. Istruzioni e consigli all'interno del giornale, si possono indicare fino a 3 istituti, molti suggerimenti in rete che vanno però decriptati, suggerisce il Sole 24 Ore. E poi gli sconti del fisco con i lavori in casa, ripartono i bonus, ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e giardini, le identikit delle agevolazioni tra percentuali di detrazione e meccanismi di accesso. È un altro approfondimento del principale quotidiano economico e finanziario italiano. Andiamo sul Messaggero adesso, il titolo di apertura, la legittima difesa non si tocca, l'intervista in primo piano al ministro Giulia Bongiorno, via libera in tempi brevi, il Movimento 5 Stelle rispetterà il contratto, il governo andrà avanti anche dopo le europee, referendum, scontro sul quorum da eliminare. Così il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. E poi Malta nega lo sbarco ai migranti, duello Salvini-Di Maio sui porti chiusi, il Papa è leader dell'Unione Europea, serve più solidarietà. Ancora, ministro Costa, nessuna autorizzazione, caos governo per le trivelle nello Ionio, il sì dei 5 Stelle e poi arrivata la retromarcia. Andiamo a centropagina con l'emergenza rifiuti a Roma, riaprono le scuole, ispezione delle ASL, task force ripulisce solo le vie degli istituti, i presidi dicono vigileremo, Bussetti afferma sono con loro. A centropagina la beffa d'Arabia, addio alle sentenze d'insaputa delle mogli, stop divorzi segreti, un sms alle saudite. Sul quotidiano Il Tempo, il titolo di apertura, parla il Papa, nessuno se ne accorge, l'appello pro accoglienza di Bergoglio all'Europa diventa una notizia soltanto in Italia, per i media del resto del vecchio continente, la nave Sea Watch viene dopo la lotteria. Proseguiamo con Libero, per questo l'Italia non va, nord e sud sono due mondi, accesso a internet, orari scolastici, impianti sportivi, ampiezza del girovita, polizze auto, longevità, il settentrione sovrasta il meridione non solo per economia e servizi ma per tutti gli aspetti della vita. Questa è l'opinione di Libero. E poi a centropagina il presidente francese è finito, Parigi brucia, Macron si spegne.
Sul giornale Congiura 5 Stelle contro Salvini, il titolo di apertura, si scannano fra loro. Sgambetti alla Lega sugli sbarchi, legittima difesa e referendum, sia le trivelle, nuovo voltafaccia grillino. Sulla Verità, le regioni verso il voto, spese pazze, buttano soldi pure per il gala del turismo tedesco, infornate di forestali, assunzioni senza concorso e finanziamenti a pioggia, ecco mance e regali dei sei governatori che si preparano alle elezioni 2019. E poi l'ultima del Parlamento europeo, siamo a centropagina, cancellato l'uomo per decreto, vietate tutte le parole che contengono man, ma sono il simbolo di discriminazione. Andiamo sul Secolo d'Italia, il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, doppia morale. Che cosa? L'UE bacchetta sempre l'Italia per motivi politici, ma poi sorvola sulla condotta di Maltes nel suo approccio nei confronti dell'ONG e la doppia morale della Unione Europea, secondo il Secolo. In primo piano nel taglio basso arriva la legittima difesa, favorevoli anche Fratelli d'Italia e Forza Italia. Reddito di cittadinanza pagliacciata a 5 Stelle, dice Gasparri. Ancora bimba morta in Alto Adige, cartelli solo in tedesco. Sul Mattino di Napoli, il titolo di apertura, reddito, il buco nei controlli. L'inchiesta, l'INPS ha solo 5 giorni per verificare i documenti con fisco, registro auto ed enti locali e centri per l'impiego ai comuni, che non sono in rete, la verifica sul lavoro nero e dichiarazioni false. Questo è l'approfondimento invece sul reddito di cittadinanza. La questione trivelle, il caso, il ministro Costa vuole fermare le trivelle, gas e petrolio, lo scontro che costerà caro all'Italia. Adesso andiamo a vedere insieme i principali quotidiani sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport in apertura. Il piano dei rossoneri per l'attacco Milan, pressing su Piatek, il diavolo lancia la sfida Juve-Inter, chiesto al Genoa il centravanti polacco, sarà lui l'erede se Higuain va via in estate. E poi Paquetà Milanello, voglio imitare Kakà, non sarà certamente un'impresa semplice. Nel taglio alto, rivoluzione rossa, che ribaltone in Ferrari, siamo chiaramente ai motori, arriva bene ai saluti Binotto, team principal. E poi nel taglio basso l'Inter, Icardi, rinnovo in stile Dybala, l'Inter può salire a 7 milioni, Marotta al lavoro, presto ci sarà l'offerta. Andiamo sul Corriere dello Sport, il titolo di apertura, Festival Barella, in 4 sul ragazzo d'oro, tutti i segreti dell'operazione che accende il mercato del Napoli, il primo a fondo, poi l'Inter con in gioco anche Zhang Junior, le mosse di Chelsea United e il ruolo dei tifosi. La Roma rilancia Rugani e Mancini, United pronto a pagare 36 milioni di clausola per Manolas, Monchi ha una doppia soluzione. Poi Ramsey subito, ci vogliono 22 milioni, la Juve ha l'accordo per prenderlo gratis a luglio, l'Arsenal fissa il prezzo se vuole anticipare. Andiamo avanti con Tutto Sport, Juve, Isco per l'estate, e questa l'idea di mercato, e poi dal Real un asso per l'Inter, Kovacic, Modric o Kroos. Altre trattative, Morata, no al Dortmund, il Milan spera ancora da risolvere il nodo Higuain, il Chelsea tenta Cavani, maxi offerta del Paris Saint Germain, Sarri ha bisogno di un bomber. Questo per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso facciamo il break pubblicitario, lo anticipiamo, così nella seconda parte avremo più tempo per andare a vedere insieme anche i servizi che riguardano lo sport, in particolare la Serie D con le partite che si sono giocate ieri. Andremo nelle pagine interne tra poco, adesso andiamo in pubblicità con prima però il break per le previsioni del tempo. Vi aspetto. E allora, eccoci qui ritornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Come detto, apriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi e partiamo dal quotidiano Il Centro. In primo piano la Lotteria Italia, Abruzzo fortunato con 100.000 euro di vincite per quanto riguarda i biglietti della Lotteria Italia. Estratti a Pescara due tagliandi di seconda categoria, le super vincite invece
a Salerno, 5 milioni Napoli e poi a Pompei. Dunque campagna che ha fatto la parte del leone, vedete il primo premio di 5 milioni di euro venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno, poi gli altri due a Napoli e Pompei, il quarto premio da 1 milione venduto a Torino, il quinto premio da 500.000 euro a Fabbro. Poi Chieti e Teramo in cima alle liste delle vendite, quasi 7 milioni di tagliandi staccati in tutta Italia quest'anno, però c'è stato un calo delle vendite dei biglietti. La Lotteria Italia con le curiosità, giocatori molto distratti, mai ritirati addirittura 28 milioni di euro, nessuno dal 2002 a oggi li ha mai reclamati, anche in Abruzzo casi famosi, l'anno del giallo per la nostra regione è stato il 2014, 1 milione non riscosso. Tutti i consigli, il tagliando soprattutto va conservato integro, per chi ha vinto e deve riscuotere ci sono 180 giorni di tempo, il pagamento in 30 giorni. Pagina successiva invece è dedicata alla politica e alle elezioni regionali. Si parte con i 5 Stelle, Di Maio e Marcozzi, pranzo con gli anziani, L'Aquila, il ministro e la candidata presidente 5 Stelle donano 10.000 euro alla casa di riposo Bafile e poi ascoltano le storie. Nel taglio basso, Lolli forse impugna il decreto sicurezza, l'appello del deputato D'Alessandro al vicario per far ricorrere la regione alla Corte Costituzionale. E poi ancora le regionali con il centrosinistra, Legnini ai delusi del 5 Stelle, siamo noi, l'antipartito. Il candidato presidente inaugura la sede a Pescara e presenta i suoi nuovi volti in lista personaggi della cultura come Carla Tiboni e giovani come Amicarelli. Il taglio basso è dedicato al centrodestra, Bella Chioma della Lega, Marsiglio ci va benissimo, il coordinatore annuncia il ritorno del leader Salvini, sarà in Abruzzo per altri 3 giorni. E Di Stefano a sorpresa raffredda la trattativa con il centrodestra, il passo non è affatto breve per un possibile accordo tra le civiche di Di Stefano e il centrodestra. Estrae il cartellino rosso per l'UDC, sempre Bella Chioma, e fuori se non scarica gli ex consiglieri alleati con D'Alfonso. Andiamo a vedere la politica anche sul Messaggero, con l'Abruzzo alle urne, da Legnini parte l'appello ai moderati, state con noi. Inaugurato il comitato elettorale a Pescara, ecco la lista del presidente, il centrodestra commissariato da candidatura della destra romana. Donato Di Matteo seduto in prima fila, ancora una volta il grande assente è stato Luciano D'Alfonso. E poi Di Maio, Befana a pranzo con gli anziani, per 20 anni una regione bancomat, la ricostruzione è ancora una questione nazionale, le vertenze aperte, aiuteremo tutti, queste le rassicurazioni del vice premier. Altro vice premier, Matteo Salvini, a cena con Salvini, 400 persone, ospiti in fila per il selfie d'ordinanza. Andiamo poi sul centro, torniamo sul quotidiano d'Abruzzo, andiamo a vedere adesso le pagine di Pescara con l'anno che comincia con lo smog, eccolo qui, con lo smog alle stelle per quanto riguarda il capoluogo adriatico, dal 1 gennaio superati i limiti delle polveri sottili per 2 giorni su 4, allarme anche alla fine di dicembre, ecco qui i dati, la fonte è l'ARTA con le sue analisi. Per adesso niente blocchi del traffico, dice l'assessore Di Carlo, la legge ci obbliga a intervenire dopo 35 sforamenti, ma da gennaio è ripartito il conteggio. Poi ancora la città si mobilita, poveri e senza tetto arrivano gli aiuti, sono 8 gli irriducibili che vogliono dormire al freddo, Allegrino, in arrivo i migranti dai centri accoglienza. Ancora anche novantenni tra i nuovi poveri, paesano, gli ospiti della mensa sono pensionati soli, tra cui molti pescaresi. Insomma, il dramma della solitudine purtroppo continua ad essere una vera emergenza sociale. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, proseguiamo con le altre pagine di Pescara e chiaramente il focus è sulle tradizioni
dell'Epifania, festa dei bambini dal mare, dal cielo, da terra, le Befane conquistano la città. In migliaia hanno ricevuto i doni distribuiti al porto turistico in Piazza Salotto, molto seguiti anche i due presepi viventi. Qui vedete proprio le foto che riguardano le iniziative a Pescara. Andiamo avanti, rivolta dei vigili contro il nuovo regolamento, oggi l'esame del documento, i sindacati chiedono ai consiglieri di non approvarlo, le norme sono in contrasto con la legge, siamo pronti ad avviare azioni legali. E poi tagli in provincia, il presidente Zaffiri dice l'ente costerà 225.000 euro in meno. A San Buceto, furto sventato al metro. Pattuglie del Livri e dei Carabinieri mettono in fuga tre ladri, forse c'era anche un complice. Andiamo avanti, spaccia droga alla stazione, arrestato un 19enne, Montesilvano, re domiciliari, i carabinieri hanno fermato anche un minore, entrambi sono stati trovati in possesso di hashish, marijuana e di un coltello. Poi simboli nazisti anche nella sede del PD, una vergogna, ecco qui la svastica comparsa proprio nella sede del Partito Democratico. Cacciatore colpito da infarto e salvato, 59 anni di Città Sant'Angelo, l'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero. Nel taglio basso, passaggi a livello, scelte RFI da rivedere, Manopello, il Consiglio approva la mozione della minoranza sulla soppressione di due impianti. Prima di passare alle pagine di Chieti sul Centro, torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere le pagine di Pescara. L'apertura, Befana in festa dal mare, dal cielo, al Marina di Pescara, bambini scatenati per la vecchina arrivata a bordo di un gommone seguita da cavalli e gufi, alla Playa, sulla Riviera Sud, la 13ª edizione del Presepe Vivente a cura della parrocchia Stella Maris. Anche qui tutte le foto delle manifestazioni. Ritroviamo la svastica bis sulla sede del Partito Democratico a Montesilvano, questo per quanto riguarda le altre notizie qui sul Messaggero. Nelle pagine di Chieti, presepe vivente annullato, un'altra occasione persa, la scusa del maltempo non convince, sui social dilagano le voci di protesta, Confcommercio il solito teatrino e Confartigianato auspica un recupero della manifestazione. La decisione assunta da Teate Nostra dopo un sopralluogo, sentito il sindaco, beffati i visitatori venuti da fuori. Di spalla Sevel senza flessioni, chiuso un 2018 da record. Nel taglio basso, vasto, meglio la pipì che un murale. Ai giovani che hanno ripulito il malsano Vico Raffaello, il comune impone di cancellare il disegno dal muro. Pagina di Chieti anche sul Centro, l'inchiesta, accertamenti in corsia, muore un paziente, 18 medici sono indagati, la denuncia presentata dai familiari di un 46enne di Bucchianico deceduto a Villapini, aperto un fascicolo per omicidio colposo. Cimitero chiuso a sorpresa ed è protesta sempre a Chieti, fiorai contro il comune, l'ordinanza valeva solo venerdì e sabato, ma ieri la neve non c'era più. E poi il presepe annullato anche qui, lo sfogo del sindaco, polemica sulla manifestazione cancellata per il gelo, Di Primio dice leoni da tastiera sono pecore. In provincia, false residenze, 150 sotto accusa, nuove verifiche dei vigili urbani per scoprire i cittadini che tentano irregolarmente di non pagare le imposte comunali, a San Salvo, case della Marina al setaccio. E poi a Vasto, ora stoppa la tassa di soggiorno, Suriani contro il sindaco che ha denunciato in procura l'evasione dell'imposta. Verso il voto, smaggiarsi contro i sindacati, contro i sindaci candidati, gli amministratori a caccia di poltrone. Poi azione politica, lancia il medico del forno, in campo l'ex primario di medicina per la lista guidata da Zelli. Ancora avanti, adesso la pagina di Teramo, sempre sul Centro, verso le regionali, più donne che uomini nella lista del PD teramano. Sono quattro le quote rosa, tra cui la dirigente ASL Maria Maddalena Marconi, conferme scontate per Pepe Monticelli, per Teramo c'è Di Giacomo Antonio. Di spalla Dorazio, la Lega indichi il candidato a sindaco, così Benigno Dorazio. E poi nel taglio basso, mensa dell'università, 200 ospiti al pranzo solidale per iniziativa dell'ADSU.
Nella pagina successiva, Giulianova, via alla lottizzazione dell'area Cerulli-Relli Migliori. Iter sbloccato dopo che il Comune ha stabilito che non c'è bisogno della valutazione ambientale. Nel progetto è prevista la costruzione di un palasport da 800 posti a spese dei proprietari. Di spalla Roseto, via i controlli sul versamento della tassa di soggiorno. E poi Alba entra in chiesa e grida all'Akbar, momenti di panico tra i fedeli durante la messa, ma il parroco lo zittisce e dice lo conosco. E poi nel taglio basso, idea per salvare i tigli, il comune li includa nella città. Martin Sicuro, sit-in sulla statale 259. Andiamo sul Messaggero per la pagina di Teramo, eccola qui, regionali, i Democrat puntano sulla forza delle quote rosa, strappo con Mariani che riteneva la lista troppo sbilanciata sulla costa, l'ex rettore d'Amico in campo con le civiche assieme al capogruppo. Elvezio Zunica, tutto il partito a livello provinciale sosterrà il gruppo al completo, questo è il commento. Di spalla Giulianova, Cercuone, così sono rinato dalle macerie del Bora Bora. E poi ancora, per quanto riguarda la cronaca, lite violenta a 4, ferito una donna incinta, nel taglio basso in Val Vibrata, Pepe Di Matteo e D'Annunzio allo scoperto per quanto riguarda le regionali. Pagina successiva, quella dell'Aquila, sugli scontri Biondi minimizza, la sinistra lo mette sotto accusa, Rifondazione, è stato lui ad aggredire, è un provocatore, si rimetta subito, Fratelli d'Italia, episodi allarmante, i facinorosi siano individuati e denunciati. L'ex sindaco Cialente commenta, ha sbagliato a reagire in quel modo, è evidente che non ha il fisico, tra virgolette, per fare il primo cittadino dell'Aquila. Di spalla, muore dopo il ricovero per il mal di testa, inchiesta d'Avezzano sulla morte di Mino Porcelli, aveva 63 anni, l'uomo di Luco. Per quanto riguarda poi il taglio basso, porte come slittini, parco da olio distrutto, l'albergo ristorante di Passo San Leonardo è rimasto ancora una volta isolato per un problema burocratico. E poi al casello per protesta tira fuori una motosega, arrestato un 55enne. Sul centro... Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, fiera degli schiaffi, il caso di Biondi, il sindaco non si pente, la mia intole è questa. Biondi minimizza dopo il corpo a corpo in piazza con un gruppo di manifestanti, io ho perso la testa, in realtà ho perso gli occhiali, e invita il rivale al confronto. La polemica, Salvini, torno in città coi soldi per la caserma dei pompieri, questa è la frase diciamo al centro del dibattito pronunciata dal ministro dell'interno. Rifondazione chiede le dimissioni del primo cittadino, sempre invece per il caso della fiera. Nel taglio basso con la motosega salta il casello. Lettore POS gli trattiene il bancomat, l'uomo dà in escandescenze e viene fermato. Oggi invece all'Auditorium Ance, Martina, l'ex segretario uscente del Partito Democratico in città per le regionali e per la campagna congressuale. Nella pagina successiva, Sanità all'Avezzano ha aperto un'inchiesta, muore mentre aspetta il pronto soccorso, Mino Porcelli, barista di 63 anni, è arrivato con un malore e mal di testa, è rimasto 36 ore nel reparto di osservazione, poi è deceduto. La polemica sempre ad Avezzano, mercato e neve, il comune replica le critiche CIDEC per quanto riguarda la Marsica, ancora Marsica, ex superstrada Liri, 4 feriti nel tamponamento con 3 auto. Adesso apriamo le pagine di sport e lo facciamo partendo dal Pescara e dalla Serie B, le trattative di mercato sul centro, Pescara Rossi parte la volata, oggi l'incontro tra la punta e i dirigenti della Lazio per chiudere il trasferimento al Delfino. Pillon intanto blinda Melegoni, Monachello ai saluti, l'agente di Allo del Chievo, i biancazzurri mi hanno cercato, terzino sinistro, idea Gasbarro del Livorno. Nel frattempo, per le notizie che riguardano la squadra, domani pomeriggio alla ripresa degli allenamenti si torna in campo il 20
di gennaio e torna questa sera anche la trasmissione replay con Enrico Rocchi per parlare proprio del Pescara e per tornare insomma a scaldare i motori in vista della ripresa del campionato. Torniamo sulla pagina del centro, nel taglio basso. Lecce in pressing su Tummiello e Scamacca, in mercato delle altre, Salentini molto attivi, Tripaldelli al Crotone, Benevento su Dezzi, Kresic a Carpi. Questo è il sunto un po' delle notizie di mercato. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero, eccola qui. Pescara, Bocchetti sarà il futuro di S. Sebastiani lancia l'attuale DT del Fano, fa parte del nostro gruppo di lavoro già da tempo, sui giovani attualmente in prestito, Ferrante e Vitturini pronti, ma da luglio. Le trattative di mercato, Rossi oggi vede la Lazio, poi dirà sì al Delfino. Cambiando invece sport, parlando di motori, nel taglio basso Andrea Caldarelli in pista a Daytona, l'asso pescarese nella 24 ore con la Lamborghini Huracan del team Paul Miller. Restiamo sul Messaggero, nella pagina successiva si parla del Teramo. Teramo, oggi arriva l'ex Ascoli Giorgi, previste le visite mediche, è atteso anche Costantino che dovrebbe firmare, si complica Bianchimano in partenza Altobelli e Di Renzo dopo Bacio e Piccioni. Titolo sul Teramo anche sul quotidiano Il Centro, eccolo qui, il mercato dei biancorossi, Teramo. Ecco Costantino e Sparacello, la punta pinetese pronta a firmare un contratto fino al 2021, l'attaccante della Virtus Francavilla arriva in cambio di Zenuni. Il DS Federico Vigile su Bianchimano, profilo gradito a Maurizi, tramonta l'ipotesi di uno scambio fra Altobelli e Tissone dell'Imolese, domani la squadra tornerà al lavoro. Le altre trattative di mercato, Pordenone cerca il colpo Mokulu, la Viterbese ci prova per Coletti. Restiamo sul quotidiano Il Centro e adesso arriviamo alla Serie D, il derby del Mariani-Pavone finito in pareggio, Pineto e Francavilla pari tra gli sbadigli, Tomassini fallisce la palla gol più nitida della partita, tra i biancazzurri e i giallorossi prevale la paura di perdere, questo è il sunto del derby di giornata. Nel taglio basso la parola ai due allenatori, Amaulo serviva più cattiveria sotto porta, Rachini parla di risultato giusto. Andiamo a vedere il titolo sul derby anche del Messaggero, andiamo subito a trovarlo insieme, eccolo qui, Pineto-Francavilla, un match indolore, il derby finisce senza gol e con poche emozioni, ma alla fine il risultato frena le ambizioni di entrambe in chiave playoff, il tatticismo esasperato e la paura di perdere hanno prevalso sul bel gioco. E allora andiamo a vedere insieme il servizio della partita. Inizia con un pareggio a reti bianche il 2019 di Pineto e Francavilla. La Befana porta in dono alle due cugine adriatiche un solo punticino che in chiave classifica non accontenta nessuno. Assenze pesanti dall'una e dall'altra parte. Marianeschi e Palumbo saranno fermi ai box per circa un mese nelle fila ospiti. Assente anche Cafiero. Speculari i moduli, entrambi i tecnici scelgono il 4-3-3. Amaulo preferisce l'esperienza di Remo Amadio tra i pali e recupera Della Quercia, Pepe e Pietrantonio in difesa e Stefano Amadio in mediana. Rachini schiera il tridente con l'ex Mancini, Dos Santos e Montagnoli con Banegas che parte dalla panchina. Primo tempo avaro di emozioni, in avvio è il Pineto a creare i maggiori pericoli, un giro di lancette e sugli sviluppi del primo corner della gara Tomassini di testa spedisce al lato. Dopo 10 minuti sono ancora i locali a farsi vedere, sempre da calcio piazzato, questa volta su punizione il sinistro di Pietrantonio chiama alla parata in tuffo Spataro. Ma è l'equilibrio tra le due compagini a regnare in campo, con le formazioni che si annullano a vicenda senza riuscire ad essere incisive negli ultimi 16 metri. Nel finale di un classico primo tempo post festività, il Francavilla recrimina per un tocco con il braccio di Amadio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Più vivace la ripresa che si apre con l'occasionissima per Tomassini al sesto, intuizione di Della Quercia che sorprende la difesa giallorossa mettendo Tomassini a tu per tu con Spataro, ma l'attaccante apre troppo d'esterno con la sfera che esce di un soffio. Mani nei capelli.
belli per i biancazzurri che ci ritrovano al 13° con Esposito, ma Bosco si frappone con efficacia. Cachini getta nella mischia anche Banegas nel tentativo di portare maggiore vivacità in avanti, ma ne viene fuori solo una conclusione telefonata che al 28° è preda di Amadio. Anche Amaulo prova a cambiare qualcosa per cercare di sbloccare una gara tatticamente bloccata tra due formazioni che non riescono a trovare la zampata vincente. Spazio a Fratangelo, Mazzei e Cruz per Ciarcelluti, Pietrantonio e Tomassini. E proprio dall'affondo di Fratangelo al 32° nasce l'occasione per Esposito, che Nazzari neutralizza in corner. Poi la girata sotto misura dell'ex Cruz, che saggia i riflessi di un attento Spataro. L'ultima emozione in pieno recupero, prima Cruz e poi Festa, tentano senza fortuna l'ultimo assalto. Le due squadre restano così separate da due punti in classifica, mentre al Pineto non riesce il sorpasso alla San Giustese, in attesa di tornare nuovamente in campo sabato con i biancazzurri che andranno a far visita al Matelica e i giallorossi che ospiteranno al Valle Anzuca un rinnovato Campobasso. Andiamo avanti con la Serie D. Sul centro la vittoria ritrovata con il San Nicolò Notaresco che spezza il lungo digiuno e vola in zona playoff. Dal Mazzi al primo centro stagionale, doma il Castelfidardo, rossoblù al terzo posto, decisiva l'espulsione di Radi. La partita è finita 1-0, il dopogara con il commento di Cudini: voglia e cinismo, bravi ragazzi. Il tecnico avversario Vagnoni protesta, cartellino rosso, assurdo. Titolo sulla partita del Notaresco anche nel taglio basso del Messaggero: un gol di Bontà rilancia il Notaresco nella zona playoff, battuto il Castello, fanalino di coda, ma i teramani hanno badato soprattutto al risultato. E allora andiamola a vedere la partita nel servizio. A quasi due mesi di distanza dall'ultima vittoria datata 14 novembre nel derby contro il Pineto, il Notaresco torna a vincere ed inizia bene il nuovo anno battendo 1-0 il Castelfidardo, ultimo in classifica. Non c'è Blando acciaccato nella formazione titolare del Notaresco, con Fiscaletti a prenderne il posto e l'ex Minella subito in campo al pari dell'altro ex della sfida di Lollo, che a dicembre ha lasciato il rossoblù proprio per raggiungere la squadra marchigiana. È un primo tempo in linea con il clima post festività, ritmo blando e poche occasioni, con il Notaresco che va vicino al vantaggio per due volte. La prima occasione è quella che capita al settimo a Minella da calcio di punizione. Il centravanti sfiora il palo alla sinistra di Mercorelli. Al 23° ancora rossoblù, quando Liguori va al cross trovando la testa di Minella ed il conseguente tentativo ravvicinato di Salvatori, che è scivolata però non trova la porta. Gli ospiti iniziano la gara con atteggiamento aggressivo, come impone l'ultimo posto in classifica, ma lo spirito battagliero non si traduce in vere e proprie occasioni. Le uniche da raccontare sono quelle che capitano a Calabrese, prima al 29°, quando trova Monti pronto alla deviazione in corner, e poi poco prima di tornare negli spogliatoi. Lo stesso Calabrese infatti scambia in aria con Trillini, ma non inquadra la porta. La ripresa inizia con altro ritmo da parte del Notaresco. Moretti al secondo minuto si lancia sulla sinistra e mette in mezzo con Minella, che di un soffio non trova l'impatto con il pallone. Due minuti più tardi ghiotta occasione per Fiscaletti, che si trova da solo a centro area su un cross di Liguori, ma non trova un impatto felice con il pallone, che termina alto sulla traversa. Al quarto d'ora il Castelfidardo perde Radi per un fallo del difensore a centrocampo su Minella. Il direttore di gara estrae il rosso diretto a uno degli uomini più rappresentativi della formazione ospite, con il Castelfidardo che rimane di conseguenza in inferiorità numerica. Con l'uomo in più però paradossalmente i ritmi del Notaresco si abbassano, pur rimanendo in costante possesso della manovra. In questi casi avere pazienza è fondamentale, quella che hanno i rossoblù fino al 37°, quando Liguori va a battere un corner con traiettoria praticamente verso la porta. Mercorelli tocca, ma non evita sul secondo palo la deviazione di Dalmazzi per il gol che sarà della vittoria. Lo stesso Dalmazzi e Bontà si contendono in campo la rete, ma è del difensore il tocco decisivo. La gara poi finisce praticamente così, con il Castelfidardo sempre più ultimo e con i rossoblù che escono dal tunnel del periodo senza vittoria. E allora proseguiamo ancora con la Serie D, andiamo a vedere anche le altre partite. Partiamo dalla trasferta proibitiva dell'Avezzano: Manari illude l'Avezzano a Cesena, poi KO. I biancoverdi vanno
a un passo dal 2-0, poi il discusso rigore che ha cambiato la partita. I marsicani sfortunati nel primo tempo hanno messo in difficoltà la capolista. Sul centro il titolo sulla trasferta dell'Avezzano, l'Avezzano si illude ma il rullo Cesena lo travolge con un tris. Marsicani avanti con Manari, poi Crasse e Dosa sfiorano lo 0-2, la capolista reagisce e ora è a più 7 sull'inseguitrice Matelica. La partita finita 3-1, il commento, le interviste del dopogara, Giampaolo ottimista, la squadra è viva, l'allenatore, noi a viso aperto, ma romagnoli veramente forti. Andiamo a vedere insieme il sunto di questa partita. Buona domenica, ma soprattutto un buon anno da Cesena, Roger Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Cesena-Avezzano, prima giornata del 2019 di un girone di ritorno che la squadra di Beppe Angelini inaugura dall'alto di un primo posto in classifica. Tutto pronto, l'arbitro consulta i propri collaboratori, Fortunato centrodestra e Campagna centrosinistra, alle 4-3 del Cesena. Si comincia, Campagna, Alessandro, lato corto dell'area di rigore, il cross, dentro l'area, Rutti si testa, poi Nocci attraversa! Campagna, palla ancora in gioco, il cross, l'uscita di Fanti, subito brividone. Ottimo il tocco di Dosa da quella parte, l'inserimento De Rocis quasi al limite, poi Besana, la sovrapposizione di De Rocis, il cross, attenzione, no, c'è il tocco, gol! Vantaggio dell'Avezzano, incredibile, a sorpresa, 10 sul cronometro, la sblocca l'Avezzano qui con Manari. 1-0 dunque per gli abruzzesi che subito trovano la rete del vantaggio. Inserimento di Kras al limite, ancora Dosa per Kras, attenzione Kras, rimpallo Gliardi, tiene in vita il Cesena, poi Benassi, il sinistro ancora Gliardi, il Cesena dietro non c'è, carica la fionda, lascia lì però il pallone, trova Alessandro, posizione regolare, il cross di testa, poi Ricciardo, Campagna, Campagna, Campagna! A colpo sicuro! Cesena che chiede anche il calcio d'angolo e forse anche il calcio di rigore, ma l'arbitro ha visto tutto. Andiamo a rivedere, ottimo scarico di Ricciardo, poi Campagna, colpo sicuro con il sinistro. Rivediamo qui, grande inserimento. La tutta corta dell'area di rigore, il rimorchio ancora di Alessandro. Tocco morbido, Ricciardo, posizione regolare. Ricciardo! Ricciardo! Si ricomincia da Gianni Ricciardo! Super gol, super pareggio, 1-1! Se ne va lui, Alessandro, dentro l'area, attenzione! Calcio di rigore per il Cesena! Calcio di rigore, ci ha pensato qualche istante il signor Vingo, poi andiamo a rivedere, doppio passo, lo lascia sul posto, Besana, vediamo un po', tocco su Alessandro, calcio di rigore ineccepibile signori. È pronto Alessandro, fischia l'arbitro, la rincorsa. Alessandro! Alessandro! Completa il sorpasso del Cesena! La dedica al cielo di Danilo Alessandro, Cesena 2, Avezzano 1, sorpasso completato. Arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, è tutto vero, Cesena che ha ribaltato la sfida nei minuti finali del primo tempo da 0-1 a 2-1. Primo pallone per il Cesena, si ricomincia, è ricominciata Cesena-Avezzano, dunque 2-1 dopo i primi 45 minuti in rimonta. Cesena avanti con Tonelli, Alessandro, posizione regolare, Alessandro dentro l'area, Alessandro, Alessandro! Lo sparo e la parata di Fanti, Cesena che va per il tris, chiude tutto, chiude la Sara Cinesca, Fanti, grande idea in contropiede sull'asse, Tonelli, Alessandro, 1.45 sul cronometro, a un passo dal tris, contro cross, dentro l'area, Ricciardo, poi Alessandro, Alessandro, la doppietta di Alessandro, 3-1, posizione regolare, tutto valido, tutto vero, 3-1. Intanto calcio di punizione, Manari dunque, andrà lui con il destro, barriera 3 per il Cesena, va Manari, pallone assolutamente impreciso. 1-2-3, è gioco, partita, incontro, 3-1, finisce in gloria per il Cesena la prima partita del 2019, Cesena 3, Avezzano 1. Andiamo avanti, proseguiamo la nostra carrellata sulla Serie D, ripartiamo dalla Vastese, 3 punti d'ossigeno puro, battuto il Matelica, gli aragonesi escono dalla palude della bassa
classifica, a segno Sbardella e Leonetti, gol di Angelilli per i marchigiani, seconda forza del campionato. Andiamo a vedere il titolo su Vastese Matelica, anche del centro. Vastese, gol per la risalita, affondata la vice capolista. Sbardella e Leonetti, autori delle prodezze che spezzano l'equilibrio del match. Biancorossi in netta crescita, Matelica pericoloso con un palo dell'ex Bittaglie. Partita finita 2-1 per la squadra del presidente Bolami. Può iniziare un altro campionato, l'arrivo del nuovo tecnico in panchina, il mercato di De Filippis hanno fatto dimenticare i disastri dell'estate. Montani commenta: vittoria ottenuta senza sbagliare nulla. E allora andiamola a vedere questa vittoria della Vastese nel servizio. Prosegue la risalita in classifica della Vastese, che nella calza della Befana trova 3 punti di platino contro la vice capolista Matelica. Al termine di una gara combattuta e che gli abruzzesi hanno giocato con intelligenza, sfruttando la parte finale del primo tempo e l'avvio di ripresa con un 1-2 micidiale. Per i biancorossi è il terzo successo nelle ultime 4 gare. Per la formazione del tecnico Tiozzo, il Caposa quasi di resa anticipata con la 4ª sconfitta nelle ultime 6 gare ed il distacco dal Cesena che sale a 7 punti. Il tecnico di casa Montani lascia fuori a sorpresa Fiore Stivaletta per Cone Russo. Il Matelica del DS Francesco Micciola conferma in attacco l'ex avezzanese Bittaglie. Vastese in maglia bianca, ospiti in casacca rossa. Si parte agli ordini di Piazzini di Prato in un pomeriggio freddo ma soleggiato con 700 spettatori sugli spalti. Avvio di gara equilibrato fino al 1/4 d'ora quando Russo in area trova la respinta di Avella. Sul proseguimento dell'azione palla Palestini che schiaccia il pallone al lato. Pericoloso il Matelica al 18° con Losicco che direttamente da calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa aragonese che poi riesce a sventare la minaccia. Gara aperta e che vede al 26° dopo un cross dalla destra la palla a Bittaglie che colpisce in pieno il palo di sinistra della porta di Patania. Sale la pressione ospite con Capellupo che al 34° perde la palla prima del limite andando poi a commettere fallo su Dorato e rischiando anche il cartellino rosso. Sulla successiva punizione Losicco mira il 7 mandando la palla oltre la traversa. Soffre in questo frangente la squadra di Fabio Montani che però si rivede al 37° con il blitz di Leonetti dalla parte opposta in area marchigiana e con la sua conclusione però debole centrale. Il finale di primo tempo è dolce con la squadra di casa che trova al 46° la rete del vantaggio grazie a Sbardella che su angolo di Capellupo fa 1-0 festeggiando anche il primo sigillo con la maglia biancorossa. Avvio di ripresa da incorniciale per la Vastese con il raddoppio al secondo di Leonetti che dopo un rilancio della difesa se ne va verso la porta di Avella che poi batte con una conclusione chirurgica che fa esplodere lo stadio Aragona che inizia così a pregustare la vittoria. Per il bomber biancorosso si tratta del 12° gol della stagione. Il Matelica accusa per qualche minuto il colpo anche se si rivede minaccioso al 9° con Florian che in area alza troppo la mira. Il doppio vantaggio permetterebbe alla formazione del presidente Franco Bolami di sfruttare il contropiede ma il Matelica spinge al 26° Pignat, 2 metri da Patania, trova la risposta dell'estremo aragonese che poi è più che reattivo al 29° su punizione velenosa di Florian. Attacca ancora a pieno organico l'11 ospite trovando però una Vastese determinata e che sfiora il tris al 43° con Stivaletta che in contropiede va a scheggiare con il suo tiro angolato il palo della porta difesa da Avella. Poi il convulso finale con il gol su punizione a 2 in area di Angelilli al 48° e l'assedio degli ospiti negli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Toscano che poi allontana dalla panchina locale anche il segretario della Vastese Nardecchia per proteste, ma al 98° la festa è tutta aragonese. Adesso il Giulianova con l'amichevole disputata dal Real. Il Real si gode Napolano, l'attaccante in gol nel test con lo Spoltore. Bene anche il recuperato Fuschi. Sempre Giulianova sul Messaggero con la polemica di Bartolini. Il presidente che dice la gara di Coppa non si sposta. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo avanti
con le pagine di sport in eccellenza. La 20ª giornata, Chieti 7 bellezze a Capistrello, disfatta per i marsicani, basta un tempo per la goleada, la capolista vola a più 6 sulle inseguitrici Iodice, una gara così non mi era mai capitata in carriera. Lucarelli commenta adesso: guai a montarci la testa, partita finita 1-7 con punteggio tennistico. Nel taglio basso, Delfino Flacco Porto vince di rigore, il Miglianico si infuria, partita finita 0-1, Tacchiamaro penalty discutibile, Bonati si gode l'ottavo posto, successo prezioso e meritato. Sul Messaggero l'eccellenza, eccola qui, Chieti giù il 7 bello, Capistrello sommerso, la capolista vince nettamente sul campo degli Aquilani, doppio Marfisi e Delgado, poi gol di Ricci, Farindolini e di Ciccio. Tanti rinvii, Alba regola 5-0 la Torrese per quanto riguarda le altre partite. E poi in promozione, poker del Lanciano che mantiene 6 punti di distacco, successo anche della Baggica Lupo sull'Ovidiana, partita finita 2-1. Ritorniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere il titolo sulla promozione, poker Lanciano, il River cade ma non sfigura, San Buceto a capolista si impone 4-1, i rosanero lottano ed escono a testa alta. La pagina successiva, nel girone A, Capparella, buona la prima, il Castelnuovo scappa via, poker della capolista torna in parte, nel giorno dell'esordio del nuovo allenatore apre Ciannelli, chiude De Rosa, Nero Verdi a più 4 sulla seconda, gli ospiti in 10. Pagina successiva con la serie A2 di basket, emozioni al Palamaggetti, Roseto distratto, non riesce l'impresa, la Fortitudo approfitta di un errore, decisiva la palla persa dagli Sharks al minuto 40, supplementari a senso unico, partita finita 89-95 per la Fortitudo Bologna. Nel taglio basso l'orgoglio di D'Arcangeli sconfitti ma a testa alta, il coach dice abbiamo perso contro la capolista, i tifosi possono essere orgogliosi dei ragazzi. Andiamo sul Messaggero, torniamo sul Messaggero per vedere appunto il basket e le altre notizie. Sharks beffati all'overtime dalla Fortitudo, i bolognesi costretti al supplementare, vincono la partita nel finale. Sherrod sbaglia 3 tiri liberi che in una gara così difficile sono tanti, il pubblico comunque applaude. Le altre notizie e completiamo questa pagina, Sieco che impresa, vince il tie break in A2, partita al Cardiopalmo contro la Videx Grottazzolina, gli ortonesi vincono 15-13 il set decisivo, quarto posto vicino. Il basket di Serie B, l'Amatori stecca la 10ª, Chieti, Corsaro, Teramo, KO, questo è il sunto della giornata. Nel taglio basso troviamo il rugby, per l'Aquila finora un bilancio positivo, dice Anibaldi, e per la pallanuoto Pescara doppia amichevole per preparare la ripresa. Ritorniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a completare anche la lettura del quotidiano Il Centro, le abruzzesi di Serie B, il basket, Adriatica Press batte Fabriano e si regala il playmaker Casale, Teramo supera i quotati marchigiani sul campo neutro di Chieti, Aromando sugli scudi, mercato in arrivo il regista dell'Eurobasket Roma, i saluti il pivot serbo Pavicevic, partita fra Teramo e Fabriano finita 59-49, poi Sansevero è troppo forte, la Globo Campli cede la capolista 79-60. Per quanto riguarda l'Amatori, cade nel finale contestato l'arbitraggio. La serie positiva di 9 vittorie di fila dei pescaresi si ferma a Bisceglie, fatali gli ultimi secondi del match, partita finita 78-75. Andiamo avanti, Di Emidio e Gialloreto danno spettacolo e la Teate centra il colpo, i biancorossi riscattano il KO col Sansevero e vincono a Porto Sant'Elpidio, la squadra di Cohen allunga il passo negli ultimi 2 quarti di gioco, partita terminata 66-86. Il Giulianova vola dopo un supplementare, giallorossi battono l'Ancona e tornano al successo dopo 3 sconfitte di fila, partita finita 88-84. Nel volley di A2 abbiamo già visto il girone blu con la Sieco che vince anche contro la sfortuna. Lo schiacciatore Dolfo si infortuna alla caviglia ma i biancazzurri si impongono nel tie break sulla Videx Grottazzolina.
Poi per la B1 il Blue Italy Pinneto non si ferma, bene anche l'Altino che resta in zona playoff. In B2 duello Orsogna-Chieti. Il calcio a 5 con le finali al Pala Rigopiano di Pescara, San Buceto alza al cielo la Coppa Italia. In Serie C1 la squadra di Patriarca e Repetto supera il Free Time L'Aquila, Futsal Lanciano vince il trofeo di C2 battendo il Tollo. Il Francavilla conquista il torneo femminile sconfiggendo 6-2 il Città di Chieti prima della gara festa con i giovani e i campioni Ercolessi, Lima e Mamarella. Taglio basso con le altre notizie e chiudiamo. Domani a Questa Pone in campo per dimenticare il KO con il Civitella, Coppa Divisione a Chieti con il Real Rieti, rugby di A e B, domenica il ritorno in campo, l'Unione L'Aquila e Paganica si preparano le sfide con le capolista, e ancora l'atletica, la 19enne della Terno Pescara, l'Aquilana Barrucci da record, superati 6 metri nel salto in lungo. E abbiamo così terminato la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. L'appuntamento con Mattino 6 è per domani alle ore 8. La nostra informazione invece oggi torna alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. E questa sera alle 21 torna anche l'appuntamento con Replay, con Enrico Rocchi e i suoi ospiti per parlare del Pescara in vista della ripresa del campionato. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.